Ben ritrovati, buonasera, in onda come ogni martedì con 100 Sport Magazine, la nostra trasmissione regionale dedicata al calcio nella prima parte, alla volley, alla Prisma Volley in particolare nella seconda, e oggi puntata speciale che sarà interamente dedicata al campionato di Serie D. Faremo il punto rispetto a quello che è accaduto nell'ultimo weekend, ma faremo il punto anche rispetto a quello che accadrà nelle prossime ore, perché domani si torna in campo con tre recuperi importantissimi. C'è il derby Casarano-Nardò e ci collegheremo con Casarano. C'è Gravina-Aversa, che può avere un peso specifico clamoroso in zona salvezza, e c'è Lavello-Altamura, che ci dirà a cosa possono realmente ambire queste due squadre, che sono sicuramente tra le più forti del campionato. Il menù chiaramente prevede un ricco approfondimento sul Taranto, che continua a stupire e probabilmente lancia un messaggio fortissimo al campionato con la vittoria di Fasano, e poi focus ovviamente sul Brindisi, perché vi faremo ascoltare le prime parole del nuovo allenatore del Brindisi, Michele Cazzarò, che è stato presentato questa sera dal club biancoazzurro e prende il posto dell'esonerato Claudio De Luca. Campionato folle, lo abbiamo detto tantissime volte, senza punti di riferimento probabilmente, in cui tutto è in discussione, dalla promozione diretta alla zona playoff alla zona retrocessione. Subito saluto il mio compagno di viaggio in diretta dalla redazione di Taranto, Francesco Friuli. Ciao Francesco, ben ritrovato. Buonasera, buonasera Fabrizio, buonasera a tutti quanti voi. Rileggevo un po' i numeri del Taranto in questo momento mentre vi stavo sentendo. Beh, insomma, è un segnale importante quello del Taranto, non sappiamo se è decisivo o meno, ma lo evidenziavo poi nel post-gara con te, lo ribadisco, una reazione con gli attributi del Taranto in quelle di Fasano. Sicuramente il Brindisi apre un corso nuovo con un ex Taranto come Michele Cazzarò, e con uno staff che ha già visto il Taranto. Come sì, poi ci aiuterai un po' anche a conoscere meglio, Francesco, tu che li conosci, sia mister Cazzarò che il suo staff, perché facevi bene evidenziarlo, il Brindisi ha deciso oggi di cambiare tutto lo staff tecnico. E quindi naturalmente, come tornando sull'argomento, in bocca al lupo a loro chiaramente, perché la situazione non è sicuramente facile, noi lo facciamo sempre in bocca al lupo a chi arriva come allenatore, in una stagione in cui, va detto, il Brindisi deve ancora salvarsi, e potrebbe accendere la speranza questa variazione proprio nelle zone di bassa classifica per il regolamento dei play-out, che potrebbe cambiare, ma ne discuteremo dopo. Sulla seconda parte invece, per quanto riguarda la Prisma, beh Fabrizio, siamo nel pre-gara di Taranto-Cuneo, inizia la serie di semifinale, quindi assolutamente, anzi per l'occasione abbiamo preparato un ampio pre-gara da ambe due le parti, quindi attenzione, non abbiamo visto soltanto sponda Taranto ma anche sponda Cuneo. Allora Francesco, abbiamo una ghiotta opportunità, perché nel corso della serata avremo diversi ospiti, l'abbiamo detto, ci collegheremo con Casarano, poi ci sarà anche il collega Luca Guerra col quale faremo il punto sulla Serie D, ma abbiamo la possibilità di analizzare questo campionato con colui che lo ha vinto nella scorsa stagione, tra l'altro a suon di record, perché lo ricordiamo che lo scorso anno il Bitonto per gran lunga del torneo addirittura ha vantato la miglior difesa di tutti i campionati europei, e mister Roberto Taurino, che ringrazio per la disponibilità. Ben ritrovato mister. Ciao, buonasera a tutti. Allora mister, ci aiuterai a fare il focus di un campionato che è anomalo, decisamente diverso anche rispetto a quello dello scorso anno. Io ti do tre elementi dai quali partire, che secondo me rappresentano le variabili che hanno reso questo campionato forse particolarmente bello da un certo punto di vista, perché è molto combattuto ma anche assolutamente inedito. Uno, il calciomercato aperto tutto l'anno, che ha dato la possibilità ai club che sembravano a un certo punto spacciati di rifare completamente la squadra. Due, il fatto che è stata modificata la regola degli under, e quest'anno i 99, che il mister Taurino mi insegna sono già giocatori formati, in realtà erano degli under. E il terzo elemento è chiaramente l'emergenza Covid. Sì. Hai citato tre fattori che sicuramente hanno influito nel corso della stagione. Partiamo dal Covid, che forse è l'aspetto un po' più importante, quello più negativo, che sicuramente non ha dato la possibilità di un lavoro costante. Tutte le squadre, o quasi tutte, hanno avuto i loro problemi,
hanno dovuto fermare l'attività per un periodo, quindi non è facile avere continuità di lavoro. E poi il rientro dal Covid è sempre un'incertezza. Ci sono squadre che l'hanno assorbito meglio di altre, però comunque rappresenta un'anomalia e quindi una situazione non controllabile, ecco, difficilmente controllabile. Per quanto riguarda il mercato, non lo so, forse sono più contenti i direttori e i presidenti, sicuramente per noi allenatori, quindi difendo la categoria, non è il massimo, perché comunque lavorare su un gruppo in cui ci sono sempre voci di mercato e magari non ti dà la possibilità di avere una certa stabilità e di poter puntare dritto su un gruppo di lavoro. È vero che però di contro ti dà la possibilità eventualmente di mettere rimedio a qualche difficoltà che la rosa può palesare o a qualche magari qualche infortunio, qualche situazione, diciamo, che può mettere una squadra in una qualche situazione di difficoltà. E poi c'è naturalmente le difficoltà legate a un campionato che, soprattutto il girone d'H, che come sappiamo ogni anno nasconde tante insidie, ogni anno in asse di partenza presenta tante squadre ben attrezzate, quindi è sempre un campionato molto molto complicato da affrontare. Francesco, domande per il mister? Innanzitutto lo saluto. Io Ciao Francesco. penso che. Ciao Roberto, io penso una cosa. La continuità, l'hai dimostrato anche tu l'anno scorso, è fondamentale, soprattutto in questa stagione pazza, assurda e indecifrabile. Ancora 8 giornate dalla fine, dove 8 giornate significa veramente che tutto è ancora in bilico, visto che c'è questa 10 giorni, ecco, di recuperi che parte domani. E proprio per questo ti chiedo, chi a questo punto ha il peso sulle spalle in questo momento nei recuperi? Ah, il peso sulle spalle. È normale che Prendiamo la classifica intanto, se chi possibile. insegue in questo momento sa di poter sbagliare molto poco, anche perché bisogna essere sincero, mi sembra che anche 10 giorni fa, in un'altra intervista con alcuni vostri colleghi, mi avevano chiesto, avevo già detto che il Taranto mi sembrava la squadra che in questo campionato si è dimostrato proprio questo, la squadra più quadrata, quella più continua, e non a caso, se non mi sbaglio, è la squadra che ha perso meno partite fino adesso, se non mi sbaglio ha perso solo 2 volte, no? Sì, Ti dà alla sì, sì, sì. miglior difesa, alla miglior difesa del campionato, che è indice di grande solidità, e questa solidità devo dire che il Taranto l'ha dimostrata subito. Devo essere sincero, io anche quando ero a casa a settembre che vedevo le prime partite e anche nelle difficoltà, però il Taranto ha sempre dimostrato di avere una certa solidità difensiva. Ricordo, se non mi sbaglio, una delle prime partite, io ero in casa, un Picerno Taranto che finito 0-0 fu espulso, se non ricordo male, Guaita forse fu espulso, rimase in 10 il Taranto, nonostante tutto riuscì a portare a casa uno 0-0, e già lì aveva dato prova di grande compattezza. Quindi il Taranto quest'anno hanno fatto, secondo me, un grandissimo lavoro. Ora, non voglio, so già che nel calcio esiste la scaramanzia, però stanno raccogliendo il grande lavoro fatto dalla società, dall'allenatore, che è una persona seria che ho avuto modo di conoscere e sta dimostrando il suo valore in una piazza importante come Taranto, e che soprattutto non si è modificato, pur passando da una realtà relativamente, ora senza sminuire nessuno, ma relativamente piccola come Fasano, una grande realtà come Taranto, e lo vedo ogni tanto le interviste, vedo il modo di porsi, è sempre lo stesso ragazzo che crede molto nel lavoro, con grande umiltà, e la squadra, secondo me, mette in campo quello che è il carattere dell'allenatore. E poi bisogna fare i complimenti naturalmente al direttore, per due motivi. Uno, perché proprio oggi leggevo un'intervista. Anzi, prima perché per il grande lavoro che ha fatto, perché comunque hanno allestito una signora squadra. Ora, il Taranto ha allestito una squadra importante, fatta di giocatori di categoria forti, ha preso qualche giocatore anche importante, con personalità, che viene anche da categorie superiori. Hanno rivitalizzato alcuni uomini importanti che però magari l'anno scorso non avevano brillato così tanto. Faccio un esempio tipo il Matute della situazione, lo stesso Guaita, no? Magari Certo. l'anno scorso si storceva un po' il naso, ma i giocatori naturalmente vivono un contesto, e quindi quest'anno, nel contesto giusto, questi ragazzi hanno portato
hanno portato il loro contributo insieme, ne so, mi viene in mente un Brindisi Nodocco come Falcone, che è un giocatore di grandissima qualità, e Luigi io lo conosco bene, è un giocatore che forse nella sua carriera poteva fare anche molto di più di quello che ha fatto, almeno per quello che penso io del giocatore, però devo dire che si è calato bene nella realtà Taranto e ha fatto molto bene anche lui. Hanno sbagliato zero probabilmente, proprio anche nella costruzione della squadra, e questo bisogna dare atto a Montervino di questo, che ha fatto una squadra tosta, solida, adatta ad affrontare questo campionato. E in più oggi devo fare un ulteriore complimento, perché oggi leggevo un'intervista proprio di Montervino in cui diceva: mi dispiace non essere stato io a portare la terza a Taranto, perché quando sono arrivato quando mi ha chiamato il presidente Giove, la terza era già stato annunciato, e quindi io ho solo avallato una scelta della società. E questa è una prova di grande maturità, di grande umiltà anche di Francesco, che insomma non si è voluto prendere tutti i meriti di questa stagione, anche se i suoi comunque sono tanti. Ma all'inizio stagione c'era stato qualche contatto con Taurino oppure erano solo rumors? Sì, c'era stato un piccolo contatto, poi io avevo questa situazione, purtroppo all'inizio io avevo questa situazione in piedi col Bitonto, non si sapeva se dovesse fare la Lega Pro, la Serie D, e col presidente del Bitonto, diciamo, avevamo un accordo di massima che se avessimo fatto la Lega Pro sarei rimasto lì con loro, anche perché mi sembrava giusto continuare il lavoro che avevamo fatto, e poi avevamo costruito una bella favola, quindi tutti volevamo continuare a stare in questa favola. Poi purtroppo tutti sapete come è andata a finire, e quindi poi non se ne è fatto nulla, ecco. Allora, sentiamo questo contributo proprio flash con la terza e Costantini. Francesco, due destini che si incrociano perché la terza si è formato praticamente e lanciato a Fasano con Costantini che si è formato grazie alla terza e domenica scorsa a Fasano si sono trovati l'uno contro l'altro. Sentiamoli. Mister, il Fasano ha sofferto il Taranto solo nel primo quarto d'ora, poi se l'è giocata alla pari. Sì, sono d'accordo con te perché insomma, era una gara che si è portata dietro tanto, tanto sotto l'aspetto emozionale, quindi probabilmente i primi 15 minuti, come hai detto tu, abbiamo un attimino non subito tanto, perché alla fine insomma, sapevamo che squadra incontravamo, di che livello stavamo parlando appunto, no? E quindi forse un minimo di timore reverenziale nel primo quarto d'ora si è visto. Dopodiché, un po' perché abbiamo preso le misure, un po' perché abbiamo alzato i ritmi, perché non volevamo giocare ai ritmi loro, perché altrimenti veniva ancora più fuori la qualità della squadra avversaria. Quindi abbiamo cercato di alzare un po' i ritmi, di giocare un po' più con dinamicità, con velocità, per cercare di metterli in difficoltà. E diciamo che ci eravamo quasi riusciti a portare qualcosa di positivo per la nostra classifica, però con queste squadre che hanno gente di questo calibro, di questo valore, basta una piccola disattenzione che la paghi. Ora diventa importante la partita con il Nardò e il recupero. Certamente sì, perché sono tutte importanti. In quanto noi credo che incontreremo le ultime 8 o 7 adesso che stanno tutti sopra di noi, quindi saranno tutte partite forti, importanti, determinanti anche ai fini della classifica. Questo noi lo sappiamo, siamo consapevoli, sappiamo pure che finché faremo queste prestazioni non sempre ci potrà andare storto sotto l'aspetto del risultato finale. Mister, la prima domanda non è di natura tecnica, ma emozionale. Poteva sbagliare panchina appena entrato in campo? No, veramente ho sbagliato la porta di ingresso giù degli spogliatoi. Parlando con Dario, a un certo punto mi stavo buttando dentro. No, a parte gli scherzi, è stato veramente emozionante. Tornare qui oggi e vedere tutta e salutare tutta quella gente con il quale abbiamo vissuto momenti belli, emozionanti, è stato veramente bello. E alla fine ci tengo veramente a ringraziare tutti, anche per lo striscione. Bello, e non nascondo che alla fine mi sono nascosto un po', perché le lacrime sono scese quando poi è calata un po'
la tensione della partita, l'emozione è stata tanta. È una vittoria importantissima, soprattutto perché ottenuta su un campo difficile contro una squadra in forma, una squadra che, ripeto, esprime un buon calcio e per noi sicuramente è una vittoria molto molto importante, indipendentemente dai risultati degli altri. Noi dobbiamo adesso stare calmi, riposare un attimino e pensare poi alla partita di mercoledì, perché sarà un'altra battaglia, ci sono ancora partite da giocare, quindi non dobbiamo assolutamente esaltarci ma pensare sempre al lavoro. Allora, volevo chiedere a mister Taurino, così allarghiamo un po' il raggio d'azione. All'inizio del campionato, la vigilia, si aspettava questa classifica, o meglio, l'attuale classifica, vediamola, rispecchia i reali valori di questo campionato? I reali valori, rispecchia quello che fino ad oggi le squadre hanno dimostrato, senz'altro. E abbiamo detto prima, il Taranto è stata la squadra fino adesso più continua, più solida, ha avuto pochissimi passaggi a vuoto e quindi occupa la prima posizione. Mi aspettavo, devo dire la verità, dopo averlo visto le prime domeniche, mi aspettavo che il Taranto potesse essere protagonista, anche perché un altro merito secondo me quest'anno di tutto l'ambiente Taranto è che all'inizio non ho sentito parlare mai il presidente o il direttore di vittoria del campionato, no? Sembra una cosa banale, però non hanno fatto proclami e si sa che nelle grandi piazze le aspettative sono già tantissime. E invece quest'anno secondo me hanno lavorato con grande intelligenza, quasi a fari spenti, senza puntarsi da soli addosso tutti i riflettori. Sapevano di dover fare un campionato importante, ma senza grandi proclami. Quindi secondo me anche questo è stato uno dei segreti del Taranto di quest'anno, insieme a tutti quelli che ho già citato. E probabilmente io il Taranto me lo aspettavo lì, forse mi aspettavo, diciamo, che le altre fossero state un po' più vicine a mettergli magari un po' più di pressione. Invece magari qualche squadra, ad esempio il Picerno e il Bitonto, me li aspettavo un po' più su, perché hanno organici secondo me importanti, anche se so che soprattutto a Bitonto hanno avuto diversi tipi di problemi e quindi non sono riusciti a stare al passo con le prime. E poi il Casarano, che forse a livello di organico era la squadra che aveva qualcosa in più, soprattutto a livello proprio di qualità. Se pensiamo soprattutto all'attacco del Casarano, insomma, un attacco che vanta 5-6 calciatori di grandissime qualità per questa categoria. Però è vero che non è ancora preclusa la strada, perché il Casarano comunque vincendo le due partite potrebbe andare, se non mi sbaglio, a meno 6, forse c'è una partita in meno, giusto, del Taranto? Ha una partita in meno, 25. Perché il Casarano ne deve giocare due, compresa quelle domani, il Taranto una. Ma sì, il Casarano domani gioca col Nardò, giusto? Col Nardò. Quindi vincendo andrebbe a 48, sono 6 punti, è vero che insomma 6 punti non sono poi tantissimi, naturalmente non dipende più solo da te, dipende anche da chi sta in testa, perché se il Taranto continua secondo me con questo ruolino che ha avuto in quest'anno, secondo me sarà difficilmente avvicinabile dalle altre. Quindi bisogna fare secondo me i complimenti al Taranto, e forse a qualche squadra ha lasciato per strada troppi punti e oggi magari anche a stare un po' più vicini avrebbero potuto mettere un po' più di pressione al Taranto. Fatto sta che comunque il campionato è ancora da giocare, ecco. Francesco? Sì, io sono d'accordo col mister, io penso che questa sia una settimana decisiva per il Casarano, che non può più sbagliare, nel senso che deve cercare di fare 6 punti su 6. E poi la speranza, quella del Picerno, perché io non metto fuori dai giochi il Picerno, mister. Io per Picerno, se recupera bene la partita che ha a disposizione domenica, va comunque a meno 5 rispetto al Taranto. E poi il Taranto ha comunque due partite delicate, perché è vero che c'è il recupero contro l'Aversa, però l'Aversa è una formazione che sta cercando di uscire dalla zona playout e non è che sia una partita semplice, e poi avrà un'altra trasferta, quella contro la Fidelisandria. Quindi come dicevi giustamente, qui il campionato, noi diciamo ci sono tanti punti, ma è apertissimo a qualsiasi soluzione, e questa soluzione la puoi trovare soltanto, torno all'inizio, con la parola continuità, e mi riallaccio a quello che dicevi. Io ripeto, penso che da qui sino a mercoledì prossimo, ecco, i prossimi 7 giorni ci faranno capire
la classifica reale del, in testa, la, in testa, cioè le prime no, certo, quattro Franco, come ma sono, inserite. è ovvio che ancora non è, nulla è deciso. Diciamo che in questo momento il Taranto è ben lanciato e i segnali che sta dando al campionato sono più che positivi. Ecco, diciamo questo. Poi è normale che ancora mancano diverse partite, ma penso che a Taranto lo sappiano, e in primis i giocatori, la società, lo staff, insomma, sono consapevoli che hanno fatto tanto, ma ancora non è abbastanza per poter gioire. Però è l'idea e l'impressione che ti dà il Taranto dal di fuori, che secondo me più di tutto deve far ben sperare, ecco, tutto l'ambiente tarantino. Anche perché un'altra cosa che per esempio mi ha sempre stupito, ho sentito diverse interviste, no? Perché poi chi vive di calcio è curioso, vuole sentire, si informa, e ho sentito spessissimo i calciatori del Taranto parlare del gruppo, quando vanno nel dopopartita sempre a fare complimenti al gruppo, no? Anche quello è un segnale importante, cioè la percezione che i calciatori stessi hanno del gruppo che stanno vivendo ti dà l'idea della reale forza di questa squadra. E probabilmente la forza sta proprio in questa capacità di saper soffrire, di saper affrontare le partite. Io ieri sera ho rivisto un po' di partite, per dire, Fasano Taranto, ed è stata una partita alla pari. Fasano ha fatto un'ottima gara. Ma il Fasano adesso è una grande squadra, Il Fasano adesso è una buonissima squadra, sono d'accordo. E però adesso il Taranto capita spesso che anche nelle partite dove diciamo sono partite alla pari, e alla fine riesce sempre a trovare la soluzione per vincere. Quella è una grande prova di forza, e cioè riuscire a vincere le partite che tu ti giochi alla pari con le altre squadre, e ti dà, perché poi quando domini, ci sta la partita che vinci 3-0, tra virgolette, la vinci facile, l'hai dominata, è molto più semplice, e la forza di una squadra è proprio vincere queste gare qui. E il Taranto fino adesso ne ha vinte tante, perché poi hanno anche tante qualità, hanno fatto diversi gol su palla inattiva, non prendono quasi mai gol, sono la miglior difesa del campionato, e insomma, quindi quando vanno in vantaggio spesso la portano a casa. Sono tutti segnali che fanno pendere in questo momento la bilancia dalla parte del Taranto. Naturalmente ci sono questi in prossimi dal 10 Casarano, giorni. Quindi. Guarda, io il Casarano l'ho visto in casa con l'Andrea la settimana scorsa, ero curioso di andare a vedere, perché sono due squadre che stanno facendo bene, perché anche l'Andrea sta facendo molto bene. Ha fatto il primo tempo, forse un po' sofferto, il secondo tempo è venuto fuori bene, la poteva vincere, ha avuto delle situazioni anche per vincerla, e il secondo tempo. Però gli è mancato quel qualcosina, no? Per portarla a casa. E naturalmente quando tu stai arrivando sul finire, ha pareggiato domenica scorsa in casa con l'Andrea, che ci sta, è difficile, però domenica questa ha pareggiato in casa di nuovo col Molfetta. E sai, se due partite in casa non vinci e vuoi vincere il campionato, si fa un po' complicato. Ma questo non perché le altre squadre sono tutte, perché anche il Molfetta sta facendo un buon campionato, non è semplice mai vincere. Però nella difficoltà della gara, ecco, quello che si percepisce è che il Taranto riesce a trovare sempre una soluzione e riesce a portarla dalla sua parte. Mister, io sull'Andria, magari... io penso che questo campionato sarebbe stato diverso in generale se molte squadre avessero fatto il mercato che hanno fatto durante la finestrona di riparazione a inizio stagione. Sì. L'Andria la ritengo oggi, per rosa, una squadra di prima fascia, e sono convinto che sarebbe stata ancora più su se questa squadra l'avesse avuta all'inizio della stagione, perché ha fatto delle operazioni di mercato che hanno decisamente spostato gli equilibri. Cerone era già partita da una buona base e poi ha aggiunto col mercato, ha aggiunto, perché comunque l'Andrea, in difesa hanno Fontana, che è un giocatore che 2 anni fa ha vinto il campionato con Picerno, quindi non è un giocatore qualunque, hanno preso in mezzo al campo Manzo, che a Taranto conoscono bene, è un giocatore per la categoria, è un signor giocatore, e ora a gennaio, poi come hai detto prima, hanno preso Cerone, e hanno Prinari, che io ho avuto, hanno Prinari, che è un giocatore forte secondo me per la categoria, un ragazzo un po' discontinuo ma ha grande talento, hanno preso Benvenga, che è un ottimo giocatore, e per dirti, col Casarano mi è piaciuto molto Venturini, il difensore di destra,
che mi è sembrato un giocatore per la categoria forte, veloce, reattivo, aggressivo. E, insomma, hanno una buona, hanno Under, che erano, Carullo e Pelliccia, che erano stati a Taranto, quindi Under che hanno avuto un'esperienza importante in una piazza importante. Cioè, Bolognese che è stato con me a Bitonto, anche se ha giocato poco, ma è un 99 forte. Cioè, hanno diverse soluzioni, quindi è normale che è una rosa importante e stanno facendo un grande campionato. Ma è lo stesso Lavello, ma ci sono tante squadre che stanno facendo bene. Assolutamente. Però forse mancano quelle due o tre squadre che avevano gli organici per stare un po' più a ridosso del Taranto e magari mettergli quel pizzico di pressione in più, perché adesso, come dicevamo prima, non, nulla è fatto, però insomma il Taranto, man mano che passano le domeniche, se guadagna 2 punti oggi e 2 punti domani, naturalmente prende consapevolezza e con l'entusiasmo e con la consapevolezza, diciamo, si può trovare la strada un po' più spianata, ecco. Allora, vediamo intanto questo servizio per fare il punto rispetto ai recuperi che si giocheranno domani, che saranno importantissimi sia in chiave promozione che in chiave salvezza, perché poi in chiave salvezza tra poco ci arriveremo con gli approfondimenti sul Brindisi. Ricordiamo che tra poco avremo Michele Cazzarò, nuovo allenatore del Brindisi. Dicevo, questi recuperi possono mutare e non poco la classifica. Il campionato di Serie D si ferma, almeno per quanto riguarda il programma originale, per 2 settimane. Comincia domani invece il valzer dei recuperi che proseguirà pure domenica prossima e mercoledì 28 aprile. Si parte con un tris di gare: Lavello, Team Altamura Venosa, Casarano, Nardò Alcapozza e Gravina Versa al vicino. Scontro diretto in chiave salvezza quest'ultimo, scontri diretti nell'accesa bagarre per i playoff i primi due. Quattro pugliesi e una lucana in campo dunque. Il Team Altamura in serie positiva da 6 gare. Riparte dal pareggio di Aversa il Lavello da quello di Pozzuoli. 5 punti in più in classifica per gli uomini di Karel Zeman, ma i Murgiani di Monticciolo hanno disputato 3 gare in meno. La posta in palio sarà elevatissima. Vale molto perché innanzitutto vogliamo dare continuità ai risultati, perché stiamo facendo bene, muoviamo la classifica, quindi come ti ripeto, c'è un po' di rammarico per qualche punto perso, però sappiamo che mercoledì è tosta. Incontriamo una squadra forte che sicuramente vuole arrivare lì in cima, però noi non siamo da meno, dobbiamo essere bravi a recuperare le energie in questi 2 giorni e poi vediamo mercoledì cosa succede. Derby Salentino Alcapozza tra Casarano e Nardò. I padroni di casa non possono perdere ulteriore contatto dalla capolista Taranto per sperare ancora nella rimonta. I neretini, ormai salvi, vogliono divertirsi ancora e tentare l'impresa di classificarsi tra le prime 5. Quello che dicevo qualche tempo fa vale anche ora, cioè ancora c'è tempo per tutto quanto e noi dobbiamo pensare partita dopo partita, sappiamo che sono partite anche ravvicinate come in questa settimana che viene e quindi adattarsi a questo, ora abbiamo questa partita mercoledì, dobbiamo cercare di trarre il massimo. Ci andremo a giocare le nostre chance di vittoria come siamo soliti fare. Non siamo una squadra che sa fare barricate, che sa difendersi ad oltranza, siamo una squadra che cerca di giocare a pallone, quindi ci andremo a giocare le nostre carte come è giusto che sia. Io sono convinto che sarà una bellissima partita e quindi che vinca il migliore poi alla fine. Punti pesanti in palio anche al vicino, il Gravina, a cui il successo manca addirittura da 12 partite, cerca contro l'Aversa i primi punti della gestione Decandia. Gara, inutile nasconderlo, fondamentale per la stagione dei Murgiani, ultimi in graduatoria. Fischio d'inizio su tutti i campi, previsto alle ore 15. Allora, fatemi salutare anche l'amico e collega Luca Guerra, in diretta dalla redazione di Telesveva, collega di Telesveva, La Repubblica, GianlucaDiMarzio.com. Ciao, Luca, ben ritrovato, buonasera, grazie per aver accolto il nostro invito. Ciao Fabrizio, buonasera a te, grazie per l'invito. Allora, abbiamo una serie di turnover di ospiti, in questo momento sei con mister Roberto Taurino e ovviamente c'è Francesco Friuli che conduce con me questa trasmissione. Li saluto entrambi con piacere, ovviamente, Fabrizio. Allora, Luca, ci dai una tua fotografia su questo folle, inedito, senza precedenti, campionato di Serie D, Girone H chiaramente in particolare? Hai usato degli aggettivi perfetti, ma direi anche bellissimo ed emozionante, perché è un campionato che nella sua unicità, dettata dal Covid, dettata dalle tante pause, dettata dai tanti recuperi da vivere, è diventato bello all'insegna dell'equilibrio. Il Taranto nelle ultime giornate sta scavando un solco rispetto alle inseguitrici, secondo me con merito, perché poi
sono sempre stato della convinzione che questa stagione, sul piano sportivistico in particolare, avrebbe premiato chi sarebbe stato in grado di mostrare due qualità su tutte: la capacità di prendere pochi gol e la continuità, anche a discapito della bellezza, dell'estetica, insomma l'efficacia sta prevalendo. E d'altronde, se tu riesci a essere efficace, riesci a non subire gol in più della metà delle partite, direi che sei forte e sei in alto con merito. Però il fatto che ci siano almeno 8 squadre a giocarsi 4 posti per i playoff, e che davvero tutte siano sia in grado tecnicamente che matematicamente di farlo, secondo me è un indice di bellezza del torneo. Ecco Luca, tu segui spesso l'Andria, io ho detto secondo me è una delle squadre che si è mossa di più e meglio sul mercato. Può avere ancora l'Andria ambizioni di primato secondo te? No, io credo onestamente che la partita per il primato sia quasi chiusa. Non ha troppe ambizioni l'Andria, ma così come anche lo stesso Casarano, che deve recuperare una partita in più rispetto al Taranto, secondo me ormai è lontano, perché credo che il Taranto abbia la struttura di squadra tale da non perdere colpi o da non concedere troppe speranze alle squadre che inseguono. Mi ricorda molto, ecco, sia il modo di giocare, sia proprio la filosofia dell'allenatore, sia la composizione dell'organico, ciò che sta facendo l'Inter in Serie A. Cioè è una squadra brava il Taranto nel momento in cui gli altri rischiano, tra virgolette, per i rossoblù di coltivare speranze di rimonta ad annullarle. Vedi la partita dello scorso turno, in cui secondo me c'è stata la sintesi di ciò che è il Taranto quest'anno. Quindi la partita per il primato per me è quasi chiusa, non me ne vogliono gli amici di Andria, di Casarano, di Picerno, però ci sarà davvero tanto da vedere dal secondo posto in poi, perché anche lo stesso Casarano, che ad oggi è la favorita per essere in una posizione prioritaria almeno ai playoff, e con quell'organico sarebbe difficile dire il contrario, ci ha dimostrato che negli scontri diretti può avere delle piccole crepe. Allora, se hai curiosità per Roberto Taurino puoi fare una domanda, intanto non so se Francesco invece ha domande da fare a Luca. Vabbè, io innanzitutto devo salutarlo Luca, e ho detto anche in precedenza, Luca, che la partita per vedere il Taranto, ecco, ma per vedere diciamo il quadro generale, io aspetto mercoledì prossimo, e poi per il Taranto in particolare proprio la partita in trasferta con l'Andria. E mi ricollego a una considerazione di Luca, gli scontri diretti. Quest'anno gli scontri diretti, ad esempio, se guardiamo il Taranto, ha pareggiato entrambe le partite con il Picerno, con l'Andria ha pareggiato e non meritava di pareggiare oggettivamente, col Casarano li ha pareggiate entrambi, ha vinto soltanto con il Lavello, addirittura l'ultima sconfitta del Taranto fu proprio a Bitonto, giusto per fare un quadro delle partite delle squadre. E poi la partita con l'Altamura l'ha pareggiata quando era rientrata dal Covid. Le squadre, diciamo, che il Taranto ha costruito il solco, le squadre con cui il Taranto ha costruito il solco, sono quelle di media bassa classifica, dove lì il Taranto oggettivamente ha vinto, mentre quelle di alta classifica hanno steccato. Ecco, questo manca al Taranto per chiudere il cerchio: vincere uno scontro diretto. Gli unici scontri diretti che sono rimasti, lasciando perdere per un secondo il Lavello, l'unica con cui ha vinto oggettivamente all'andata, ma che il Lavello non la considero troppo discontinua, sono da adesso in avanti Andria e Altamura. In queste due partite il Taranto deve chiudere il cerchio. Non so se sei d'accordo. No, sono d'accordissimo, però riguardo gli scontri diretti, io il fatto di pareggiarne tanti non lo vedo come un punto di debolezza, nel momento in cui poi tu nelle partite contro le squadre che sono dall'ottavo, nono posto in giù, vinci quasi in maniera univoca, comunque fai pochissimi passi falsi, perché pareggiare è vero, non ti permette di portare a casa i 3 punti, ma nello scontro diretto ti permette di non perdere di distanze rispetto a chi ti insegue. Quindi il Taranto magari le ha pareggiate nel momento giusto della stagione. Sai, una stagione talmente particolare in cui il calendario ti può dare una mano, ti può condizionare, le assenze ti possono dare una mano, ti possono condizionare. Per me il Taranto è stato più bravo di tutti a leggere i momenti della stagione, quindi è lì con merito. Allora, fatemi richiamare in causa un attimo mister Roberto Taurino. Innanzitutto gli chiedo se è d'accordo con l'analisi. Sì, che ha fatto anche una curiosità, anche Fabrizio. Se... Non ti ho sentito, Luca. La situazione in cui una curiosità per il mister, poi dopo mi farebbe piacere a seguire, diciamo. Puoi andare anche subito. Dicevo, no, fammi finire solo una cosa. Per la situazione in cui è adesso il Taranto, cioè, che è davanti, ha comunque dei punti di vantaggio, sicuramente
non perdere gli scontri diretti può essere già un buon risultato. È normale che una squadra invece che deve inseguire è obbligata a vincerne il più possibile. Quindi, però, come diceva il collega, il fatto di non aver perso gli scontri diretti e di averli pareggiati, comunque sia, non si è fatta mai mettere sotto anche dalle squadre, diciamo, di pari livello. E poi con le piccole hanno avuto la grande capacità, la grande forza di vincerle quasi tutte. Quindi, questo è stato un grande merito. Luca? No, io con il mister avrei una curiosità perché lui, insomma, sa come si arriva in alto a questo campionato, l'ho seguito anche con piacere quest'anno in Serie C, lo saluto per questo, ma le chiedo, mister, lei come avrebbe gestito un campionato di Serie D con questo calciomercato che è stato aperto praticamente per 6 mesi? Cioè, quanto sono stati anche bravi gli allenatori a gestire internamente degli equilibri? Perché poi lo sappiamo, i calciatori ricevono telefonate, sentono di sondaggi, probabilmente in molti non si sono allenati con la tranquillità degli altri anni. Sì, è giustissimo, devo dire che l'ho detto anche all'inizio trasmissione, questo aspetto del calciomercato aperto così a lungo sicuramente per noi allenatori non è il massimo, perché comunque in qualche modo può destabilizzare alcuni calciatori o l'ambiente squadra. C'è da dire che in questo è fondamentale avere alle spalle una società seria, una società forte, che non metta, diciamo, che non permetta al giocatore che ha in rosa, come dire, di pensare ad altro, no? Spesso questo può essere determinante. Quindi una società forte ti dà una certa stabilità e permette al giocatore, diciamo, di vivere sereno l'ambiente in cui vive. L'allenatore di par suo, la speranza è quella che si sbagli talmente poco nella prima parte di stagione da poter intervenire poco poi nel mercato di riparazione, no? Magari le squadre che stanno facendo bene hanno fatto dei piccoli aggiustamenti che sono fisiologici, diciamo, per quello che il campionato dimostra, però poi hanno mantenuto quell'ossatura lì, quindi hanno cambiato poco. Naturalmente una squadra che va bene cambia poco. Ho visto, e ve lo posso assicurare, allenatori piangere dopo l'ultimo prolungamento del calciomercato di Serie D, perché veramente a un certo punto poi è stato anche imbarazzante. Sembrava sempre che dovesse chiudere, poi puntualmente 2 o 3 ore prima del gong veniva prolungato ulteriormente e non sappiamo ancora. Senti Luca, volevo chiederti una cosa, siccome è un campionato particolarmente avvincente e bello, sia per quanto riguarda la lotta per la promozione che per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, dove davvero si fa fatica a fare delle previsioni, ci dai invece un tuo punto di vista su questo? E iniziando magari, se possibile, dalla situazione del Gravina che è altra squadra che si è mossa tanto sul mercato, ma non sta riuscendo, nonostante poi la rivoluzione tecnica che ha fatto a recuperare punti. Io confido molto in realtà nella nuova gestione tecnica del Gravina. Poi è chiaro che se una squadra nelle ultime, se non erro, 13 partite non va in gol in 12 occasioni, beh, vuol dire che c'è più di qualcosa che non funziona. Però è una squadra che evidentemente ha anche un po' di paura, anche un po' di timori interni di farsi male, quindi per quello pratica un atteggiamento molto difensivo e spera, tra virgolette, di non prenderle. Probabilmente è lì che dovrà lavorare bene l'allenatore. Poi, se non erro, anche nella parte bassa della classifica ci sono tante partite da recuperare. La Versa dovrebbe essere quella con più partite di tutte da recuperare, quindi ha una situazione non facile da quel punto di vista il Gravina, che però deciderà, secondo me, il proprio destino proprio nelle prossime 2 settimane in base ai recuperi. Però, ripeto, confido molto nella gestione tecnica rinnovata adesso dal club. Una squadra che lì sotto mi sembra in difficoltà abbastanza evidente rispetto alla prima parte di stagione, il Portici. Allora, dobbiamo liberare. Intanto saluto anche Andrea Contaldi che si è collegato con noi e tra poco ci farà il quadro rispetto alla situazione del Brindisi. Ciao Ciao a Andrea. tutti, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Siccome tra poco dobbiamo liberarli, se vuoi hai domande o curiosità sia per Luca che per Roberto, se vuoi dialogare con Francesco, insomma fai quel che vuoi, vai. Va bene. No, io vorrei innanzitutto, ribadire il saluto e poi tornare su quella che è la vicenda del Brindisi, Fabrizio, perché ci sono delle novità e anche per chiedere un commento su questo episodio particolare a entrambi, nel senso che ci sono state le belle parole della società e non è un caso comune che il sodalizio biancazzurro attraverso il proprio profilo Facebook abbia ringraziato pubblicamente il tecnico Claudio De Luca e il professor Giovanni Musa per il lavoro svolto e poche ore fa, anzi pochi minuti fa, è arrivato anche il
la risposta del tecnico, che comunque ha ringraziato il sodalizio e tutte le persone conosciute per quella che è stata un'esperienza difficile, sì, lo ha ribadito, ma anche importante che l'ha formato e probabilmente lo aiuterà nella sua crescita di allenatore, perché De Luca allena da tanti anni comunque, ma è uno degli allenatori comunque più giovani che c'è in circolazione. Non so a entrambi se è bello, insomma, commentare un gesto del genere, e perché non è comune questo scambio di saluti e di ringraziamento. Non so da chi deve iniziare. Luca, così poi lo liberiamo. No, sicuramente è fondamentale, vuol dire che c'era un rapporto sinergico all'interno. Poi è bello quando ci si lascia, è chiaro, nel calcio c'è sempre poi da parte dell'allenatore la volontà di dimostrare fino alla fine il proprio valore, e credo che nessun allenatore vada via dalla panchina ben volentieri. Però comunicare questo all'esterno, poi non conosco benissimo chiaramente l'ambiente di Brindisi, però immagino possa dare anche un messaggio distensivo ai tifosi, a coloro che magari in questo momento vedono con meno chiarezza, perché non sono presenti sugli spalti, tutto ciò che accade in campo e tutto ciò che accade al di fuori. Arriva un messaggio distensivo che probabilmente può anche far ben sperare, o può comunque portare un po' di serenità per il futuro e per questa nuova era tecnica. Luca, tu ti aspetti, perché in zona abbiamo visto la settimana scorsa la Lega ha diramato il comunicato ufficializzando che ci sarebbero stati i playoff, cosa che non era scontata perché inizialmente si era pensato di eliminare le post-season per ovvi motivi legati al Covid, ma di fatto ancora non ha comunicato se si terranno e in che modalità i play-out. Ovviamente le retrocessioni in D si intrecciano in maniera inequivocabile con quello che è il nuovo format di eccellenza, in attesa di capire poi quello che succederà, perché sta dopo 2 giornate già c'è un'emergenza Covid abbastanza accesa. Quindi cosa ti aspetti tu per quanto riguarda la zona play-out? Se ti aspetti qualche scombussolamento, così come poi di fatto avvenne lo scorso anno, anche se poi intervenne il congelamento dei campionati. Innanzitutto credo che sarebbe una forma di rispetto verso tutte le società avere entro questa domenica di sosta del campionato una certezza sui playout, perché sedersi a un tavolo e non sapere poi quali sono le posizioni che contano e quali quelle che non contano dopo 6 mesi dall'avvio del campionato, beh, mi sembra con tutte le giustificazioni del caso per chi fa delle decisioni, però mi sembra un pochino imbarazzante. Io mi aspetto perlomeno la permanenza di uno spareggio, Fabrizio, se non altro per dare sale al finale di campionato, perché poi il rischio concreto è che ci siano 4-5 squadre cuscinetto, e questo andrebbe a inficiare negativamente la resa del campionato e anche la competitività di alcune gare. Non parliamo di un campionato che deve chiudersi tra 3 giornate, mancano 7 turni di regular season, sono tanti, quindi mi aspetto perlomeno uno spareggio. Sulla ripartenza dell'eccellenza, beh, è stata una scelta molto coraggiosa, spero che i focolai che si sono manifestati restino isolati, altrimenti sarebbe davvero un problema terminare anche il solo girone d'andata così come è stato pattuito. Ciao Luca, grazie e buon lavoro. Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti, ciao. Grazie al collega Luca Guerra. Francesco, ne parlavamo la settimana scorsa, no? La ripartenza dell'eccellenza, scelta coraggiosa, diceva effettivamente Luca, per qualcuno addirittura azzardata, e in ogni caso io credo che si stia temporeggiando nello stabilire le regole del gioco in merito alle retrocessioni, proprio perché si deve capire proprio quello che accadrà in eccellenza da qui al termine della stagione. Sì, abbiamo fatto 2 esempi, quello del Ginosa con 10 positivi. Il Ginosa ha inoltrato la domanda per ritirarsi dal campionato, perché inizialmente parlavamo anche con te, Fabrizio. Si pensava a un rapporto strettamente proporzionale, cioè 10 positivi, il Ginosa è fuori dal campionato. No, ha inoltrato la domanda. È chiaro che se il Ginosa venisse a mancare pure sarebbe un'altra squadra in meno. A Martina ci sono stati tanti positivi e il Martina punta a essere promosso. Insomma, la situazione non più tardi di 7 giorni fa, no? Parlavamo della possibilità di queste squadre di poter giocarsi la salvezza. Insomma, è una situazione difficile. Allora, tra poco Andrea, ti faccio rispondere da Mister Taurino, poi abbiamo anche un collegamento con Casarano, quindi tra poco trattiamo attentamente il caso Brindisi, la situazione del Brindisi. Prima però vorrei farvi, Francesco, vedere questa intervista a Pablo Acosta,
che è stato di fatto l'ultimo grande movimento di mercato in Serie D, il trasferimento dal Molfetta all'Andria. A proposito, il Molfetta prenderà comunque un attaccante, lo sta cercando, chiaramente in questo momento non è semplice. Acosta che parla della situazione dell'Andria, che secondo me è un pensierino ancora alle parti altissime della classifica lo sta facendo, altrimenti non intervieni adesso nuovamente sul mercato. E poi presenta la gara che l'Andria giocherà con il Taranto, che potrebbe essere determinante sotto certi, molto, sotto, diversi punti di vista. Sentiamo Costa. Sapevamo che era una trasferta molto difficile, ostica, un campo duro. E loro erano ultimi in classifica, ma in quel campo si sono forti. E sapevamo che era una gara difficile. Dopo è andata bene, chiudiamo una settimana molto positiva perché sono state due trasferte e siamo riusciti a fare 7 punti. Ti chiedo come stai dal punto di vista atletico e com'è stato l'inserimento nel mondo Fidelis? Diciamo bene, perché diciamo, a livello calcistico ho potuto giocare 2 partite e piano piano mi sto mettendo i meccanismi della squadra, in quello che vuole lo staff, e sto conoscendo i miei compagni e loro mi stanno conoscendo a me. E, punto di vista atletico, mi sono sentito bene, e manca solamente diciamo, abituarsi a quello che è il mondo Andria, le ambizioni della società, le ambizioni della squadra. E andare avanti e fare un gran campionato fino a fine stagione. Descrivici le principali qualità di Acosta. Va bene, penso che come giocatore sono uno che si predispone sempre bene per la squadra. Penso che quella è la qualità più grande. Mi metto a disposizione dei miei compagni in tutto momento e dopo, dal punto di vista tecnico, devo dire che sono un giocatore che c'è una forza fisica. E che utilizzo molto quello sia per il bene della squadra a livello offensivo oppure a volte in fase difensiva posso dare una mano, allora sempre a disposizione di quello che la squadra ha bisogno. La classifica della Fidelis dice secondo posto, temporaneo, ci sono tanti recuperi da giocare per chi vi insegue e anche per chi vi precede, ma i playoff sono un obiettivo realizzabile secondo te? Sì, sicuramente perché sappiamo, abbiamo visto, o almeno per quello che ho potuto vedere in questo poco tempo, siamo stati protagonisti in tutte le partite. Abbiamo fatto partite col Casarano, siamo andati a Gravina, abbiamo vinto, ce la siamo giocati con tutti. Sono quelle le squadre, non ci stanno di più. Allora, dal punto di vista tecnico e di qualità di squadra, tranquillamente possiamo stare. E penso che è un obiettivo e sarà pure un premio per noi poter arrivare a fare questi playoff. Ora una domenica di sosta per la Fidelis, si riparte il 2 maggio, derby contro il Taranto, avresti voluto giocarlo prima? Sì, è una settimana dove noi siamo in salute. Sicuramente era bello poter giocarlo subito, ma non viene male il riposo perché alla fine abbiamo giocato 3 partite in una settimana. Dal punto di vista personale, so che devo ancora mettermi bene nei meccanismi della squadra, di conoscere bene i miei compagni. Sarà 2 settimane positive di lavoro e affronteremo questa gara, con la mentalità giusta e sapendo che sarà una gara importantissima da qua a fine campionato. Allora, mentre prepariamo l'intervista a Mister Cazzarò, realizzata poco fa al Fanuzzi, chiedo a Mister Taurino: è stato giusto decidere di fermare per una settimana il campionato, far slittare ulteriormente la chiusura? Ricordo che la regular season si chiuderà, almeno per ora, poi non sono esclusi altri slittamenti, il 13 giugno per consentire lo svolgimento dei recuperi? Sì, penso che sia la soluzione migliore per evitare di arrivare con squadre non allineate nel numero di partite, anche perché poi mentalmente ci possono essere comunque delle situazioni che alterano. Quindi è giusto che si arrivi tutti sul finale di campionato alla pari, ecco. Penso che sia la cosa più giusta. Mister, Brindisi, no? Che voglio ricordare tra l'altro che oltre ad essere un ottimo allenatore, Mister Taurino è stato un ottimo giocatore e detiene il record di presenze assoluto, della storia del Brindisi Calcio. Sta vivendo una stagione disastrosa, anche perché aveva iniziato con ambizioni completamente diverse e la squadra iniziale sembrava potesse raggiungere
sicuramente traguardi importanti, poi è successo di tutto e adesso ha pagato Claudio De Luca. Una valutazione chiaramente dall'esterno in base a quello che poi conosci. Sì, è sempre difficile poter giudicare dal di fuori perché comunque bisogna sempre starci dentro le situazioni, viverle e capire le problematiche. È ovvio che nella seconda parte di stagione qualche difficoltà c'è stata, anche perché comunque, come hai detto te, è partita la squadra è partita con delle ambizioni, con un tipo di rosa che insomma poteva anche ambire, che aveva delle qualità, poi stava facendo, ha perso alcuni pezzi importanti e quindi hanno dovuto un po' rivedere, no? Quello che poteva essere il campionato da fare. Ora hanno optato per questa scelta, fino adesso secondo me tutto sommato mister aveva fatto abbastanza bene, le ultime difficoltà, sai, non è mai facile poi quando si cambiano un po' di elementi in corsa, ritrovare sempre la quadra non è semplicissimo. Poi a Brindisi è una di quelle piazze dove ci sono sempre grandi aspettative, però bisogna anche riuscire a capire quello che è il potenziale, quello che sono le prospettive e le potenzialità di una squadra per poter chiedere un qualcosa. Quindi sicuramente delle difficoltà ci sono, speriamo che se ne venga a capo e speriamo che in questo momento si raggiunga e l'obiettivo del momento, che è quello di tirarsi fuori dalla zona bassa e raggiungere una tranquilla salvezza per poi magari cercare di costruire un qualcosa di meglio e di più ambizioso nel prossimo anno. Il problema è la questione salvezza, che adesso è abbastanza complicato. Allora sentiamo Cazzarò, poi Francesco ci aiuti un po' a conoscere il nuovo allenatore del Brindisi. Michele Cazzarò è ufficialmente il nuovo allenatore del Brindisi. Mister, cosa l'ha convinta ad accettare questa sfida difficilissima? Ma sì, diciamo che non è facile, però diciamo, sono abituato, ormai dico tutte queste sfide difficili. Adesso cosa mi ha convinto? Mi ha convinto la piazza, nel senso mi ha convinto la piazza perché merita rispetto, nel senso perché è sempre una piazza importante, ti dico la verità, anche la squadra, perché la squadra perché è composta, non è giusto che stia lì. Ha avuto modo di vedere qualche partita? Sì, io ho avuto modo di vedere qualche partita quest'anno per questo ti dico che secondo me non è giusto che stia lì, poi sai, andare a cercare sempre che quello è successo, per me è difficile. Una situazione difficile in un campionato senza precedenti per difficoltà, difficile rispetto a tutti gli altri campionati di Serie D, come si esce da questa situazione? Considerando soprattutto che il Brindisi ha perso gli ultimi scontri diretti, in particolare con Portici e Francavilla. Si esce prima con la testa, dopo si esce col cuore, dopo si esce, con tanto lavoro. Io ti dico vita solo questo conosco, poi sempre la barchetta magica non è che ce l'ha nessuno. L'accordo è fino a fine stagione o? Sì, l'accordo è avete avuto modo stagione di parlare anche di possibili novità di mercato, modifiche o no? Come dicevo prima, quando mancano 7 partite, ancora sta a pensare al mercato, vuol dire che veramente non si ha bene in mente che cosa sta succedendo. Sta succedendo che noi ormai ci troviamo dentro quella posizione con i secondi, ma non si va da nessuna parte. Bisogna lavorare, punto e basta. Quanto crede in questa salvezza? Tanto, se no ti dico la verità, nemmeno sarei venuto. Allora, intanto voi sapete che non sono stato mai troppo dolce sul fatto che questa società sul piano della gestione sia disastrosa. Io sono convinto che De Luca fosse l'ultimo dei colpevoli, un grandissimo professionista che anzi è riuscito a sopportare una situazione difficile. Lo abbiamo detto più volte, qua non si tratta di questioni di carattere economico, ma proprio sul piano organizzativo che poi nel calcio è la cosa più importante.
Però insomma, ha avuto un grosso coraggio Francesco Cazzarò. Tu che lo conosci, intanto ti chiedo se te lo aspettavi e poi vi do un elemento, poi vorrei sentire anche Andrea e Mister Taurino, che ci crediate o no, si sono proposti oltre 50 allenatori al Brindisi, nonostante tutto quello che si è detto sulla società, nonostante la situazione di classifica drammatica, si sono proposti tantissimi allenatori, però alla fine è stato il Brindisi che ha scelto, forse l'unico che non si era fatto avanti a proporsi. Francesco. Allora, io ricordo una partita, visto che c'è Mister Taurino, sicuramente Cazzarò giocò con il 4-3-1-2 contro di te, l'ultima partita col Taranto, no? Era Taranto-Nardò di Coppa Italia, sì. Giusto? Sì. Lui però gioca spesso e volentieri con il 3-4-1-2, nel senso che gioca con il trequartista che si schiaccia poi in fase difensiva sulla linea di centrocampo e robustire il centrocampo, o se gioca con la difesa a 4 il centrocampista forma il 4-4-2. Tolti i numeri per intenderci, Michele Cazzarò non ha mai, si è spesso adattato a quello che aveva trovato nella circostanza di Messina, ad esempio ha giocato spesso con la difesa a 3, salvo poi cambiare qualcosa che non l'ha portato a rimanere in casa Messina. Lui ha avuto quelle due esperienze con il Taranto e nella Juniores col Taranto, lì ha fatto meglio con la Juniores, poi ha raggiunto il secondo posto col Taranto e gli famosi spareggi dove a Sesti Levante cadde il Taranto prima di raggiungere poi l'atto finale probabilmente il Taranto sarebbe salito attraverso quella lunga serie di playoff. È un allenatore, secondo me, in questo momento per il Brindisi, paradossalmente, che lo conosce meglio il Brindisi, nel senso che l'ha visto in silenzio. È un allenatore che non si è fatto avanti, e sono d'accordo con quello che ha detto Fabrizio, non lo metto in difficoltà in questo caso Mister Taurino, ma posso dire tranquillamente che ci sono tanti allenatori che sono in questo momento in grave difficoltà, anche dal punto di vista di non aver trovato una panchina, e Brindisi rappresenta comunque una piazza importante per provare a salvare e mantenere il contratto poi per l'anno successivo, o un'opzione cercarla di guadagnarsela sul campo. Ecco, però non sto mettendo in difficoltà Taurino su questa seconda frase, giuro, e non, io rientravo soltanto dal punto di vista tecnico. Non mi metti in difficoltà, Francesco, non mi metti in difficoltà, anche perché giustamente chi sta a casa ha voglia di lavorare, ha voglia di rimettersi in gioco, e Brindisi comunque, come dicevate voi, è una piazza che ha una risonanza importante, no? C'è una piazza che può mettere in grande evidenza il lavoro che uno va a fare, quindi è normale che è una piazza ambita da tanti addetti ai lavori, e su questo non c'è problema. Per quanto riguarda Michele, io lo conosco bene, gli faccio il mio in bocca al lupo, anche perché insomma, innanzitutto sono un tifoso del Brindisi, oltre ad essere un collega, quindi gli faccio un doppio in bocca al lupo, uno da collega e uno da tifoso. Ha detto, secondo me, di tutto quello che ha detto una cosa fondamentale: come ci si salva, ha detto con la testa, quindi e gli do pienamente ragione. A 7 partite dalla fine non è la tattica che ti può tirare fuori, certo. Naturale che lui darà un'impronta, darà in base a quello che vedrà delle caratteristiche della squadra, cercherà l'abito migliore perché la squadra possa esprimersi al meglio, ma sarà fondamentale soprattutto ridare animo, ridare voglia, ridare un certo piglio a una squadra che in questo momento per salvarsi ha bisogno di vincere delle partite. Quindi penso che sarà fondamentale il lavoro che farà sulla testa dei ragazzi. Però mister, una considerazione, per vorrei chiamare in causa giuste anche Andrea, una considerazione. Sì. Allora, l'aspetto più preoccupante è effettivamente mentale, però è relativo a un dato. Allora, il Brindisi, che soprattutto nell'ultimo periodo ha sciorinato grandissime prestazioni con le grandi, ha perso praticamente quasi tutti gli scontri retti, fatta eccezione per quella vittoria importantissima a Gravina, e poi ha perso quelle gare con Aversa, magari non meritando di perdere, però le ha perse. Quella è la cosa più preoccupante: Aversa, Portici soprattutto e Francavilla Insigne, in maniera anche abbastanza simile, che è la cosa più preoccupante, che ti ha fatto poi sprofondare in classifica, e che in ottica di un possibile play-out che di fatto ti porterà ad affrontare probabilmente queste squadre, rappresenta una grossa preoccupazione. Sì, è ovvio che questi risultati, questi scontri diretti
insomma, abbiano in qualche modo creato un cammino un po' tortuoso per il Brindisi. Bisognerebbe, io queste partite non le ho viste, dico la verità, quindi bisognerebbe chi l'allenatore Michele sicuramente farà un'analisi del perché questo tipo di prestazione, questi tipi di risultati contro le squadre, diciamo, alla tua portata. Da esterno, quello che posso dire è che in linea di massima a volte ci sono quelle squadre che contro le grandi fanno grandi partite, magari contro le squadre di pari livello fanno un po' più fatica perché per caratteristiche magari sono più votate a fare più densità e magari ripartenza, quindi contro la grande squadra tendenzialmente la grande squadra fa la partita e tu ti puoi un attimo, puoi fare una partita più di attesa e ripartenza e sfruttare magari alcune caratteristiche che hai. Contro le piccole magari devi costruire di più, ci sono dei momenti in cui devi fare anche tu la partita, però questa è solo un'ipotesi perché, ripeto, non avendo visto le partite non lo so se questo è il caso Sì, del Brindisi. però ci sta come chiave di lettura. Però in linea di massima sono due partite che si svolgono in modo differente, quindi nella differenza del tipo di partita che si va ad affrontare, magari il Brindisi ha trovato qualche difficoltà in più nel fare la partita contro le squadre di pari livello. Allora, Andrea, tu che conosci bene il Brindisi, però di fatto attenuanti De Luca ne ha 150.000, la principale è quella che gli hanno montato e smontato praticamente la squadra esattamente 4 volte. Aveva una squadra che doveva puntare come obiettivo minimo ai playoff, poi è stata rismontata altre 3 volte e si è dovuto ritrovare a fare il ritiro prestagione praticamente in 4 occasioni. Allora, diciamo che De Luca ha avuto dei meriti, ossia quello di fare di necessità virtù, provare a fare il meglio possibile con il materiale umano che aveva a disposizione, e su questo gli va dato atto. E io non sono d'accordo con la tua affermazione, Fabrizio, quando dici che il Brindisi fa una grande partita, fa delle migliori prestazioni con le squadre più forti, e invece la prestazione viene meno e di livello inferiore con le squadre di pari livello. Io credo che la prestazione sia uguale, perché il Brindisi aveva, perché dobbiamo mettere un punto adesso, un gioco monocorde, nel senso era difesa e ripartenza. È ovvio che la stessa prestazione fatta ad Andria viene esaltata come una grande prestazione, perché l'Andria è una squadra che attualmente è al secondo posto in classifica, ha una rilevanza diversa. Diverso è quando poi giochi in casa col Francavilla, perché la partita, col Francavilla Enzini, perché la partita è stata uguale. De Luca e il Brindisi hanno pagato 2 errori, perché i gol sono arrivati da 2 errori, uno su una ripartenza che poteva essere stoppata prima, mentre il Brindisi era in vantaggio, 2 minuti dalla fine della prima frazione ha subito un gol molto ingenuo, e la seconda su una disattenzione, un'uscita imperfetta di Pizzolato, la palla è rimasta lì, eccetera. Però il Brindisi non ha mai avuto, almeno nelle ultime partite, un gioco in grado da mettere sotto un avversario anche di pari livello. Faceva sempre un'ottima fase difensiva e poi andava con le ripartenze. Quindi ripeto che il livello dell'avversario che faceva dava un risalto diverso alla prestazione del Brindisi. Io credo che adesso Cazzarò ha una difficoltà, e su questo vorrei coinvolgere anche Mister Taurino, nel senso che De Luca, e questo è un dato di fatto, aveva sicuramente un ottimo rapporto con la rosa, che è rimasta compatta anche nei momenti difficili, perché c'era De Luca che faceva da collante. Ora, all'interno dello stesso contesto, all'interno delle stesse difficoltà, sarà Cazzarò a doversi inserire in punta di piedi, o non so, e in questo chiedo aiuto, perché la psicologia dell'allenatore e dei giocatori è un argomento molto complesso. Starà a lui adesso guadagnarsi la fiducia dei nuovi giocatori per farli rendere al massimo, per quello che dicevamo anche prima, dal punto di vista della testa, perché in poche partite è difficile imporre qualcosa di tattico a questi ragazzi, ma magari farli ragionare per lottare per un unico obiettivo. L'ultima cosa, e concludo, non dimentichiamo che la pausa arriva in un ottimo momento, perché il Brindisi ha fatto a meno di Sicignano, che è un elemento importantissimo, nonché capitano, di Bottari, che da quando è rientrato sicuramente ha fatto benissimo, e non ultimo, perché è un under, ma le prestazioni dicono che rende anche da over, Boccadamo, che è stato un elemento fondamentale per quello che dicevamo prima, per la corsa e per le ripartenze. Allora, fatemi salutare, perché voleva aggiungere un'altra cosa anche Francesco Friuli, che ci deve lasciare, deve raggiungere lo studio 2 per condurre poi la seconda parte della trasmissione. Francesco? Prima di tutto saluto a mister Taurino. Secondo Francesco. aspetto invece legato, per quanto riguarda il Brindisi, voglio rispondere io un attimo alla domanda di Andrea. È importante per il sistema Brindisi che si va a costruire proprio il rapporto con lo spogliatoio e su questo Michele Cazzarò e il suo staff,
Enzo Murianni e anche il prof Cataldi, tutti e tre hanno sempre puntato sulla costruzione di un gruppo granitico in grado di essere uniti per un obiettivo. Se riusciranno a portare questo, soprattutto si è visto a Taranto, dobbiamo dire, nelle due esperienze di Taranto, se riusciranno a portare questo, sicuramente il Brindisi lo salvano. Poi voglio fare un in bocca al lupo, Fabrizio, all'Epicasa, perché purtroppo notizia di questa sera è stata fermata dall'ASL Sì. per 10 giorni, visto che ha 10 positivi, 6 giocatori e lo staff. Permettimi, ora tra poco andiamo a condurre la seconda parte di 100 Sport Magazine. Siccome abbiamo visto tante volte, la Prisma si è fermata addirittura 2 volte per il Covid, beh, insomma, fammelo fare in bocca al lupo una squadra prima in classifica in Serie A che si sta giocando il primato, costretta a fermarsi. Ora c'è caos nei recuperi, caos nei playoff, perché accade anche questo negli altri sport. Un abbraccio a voi. Ciao, ciao Francesco, grazie. Allora, l'ultima Francesco. risposta ai mister Taurino. Intanto, se riusciamo con Dario, prepariamo il collegamento con Casarano, perché tra poco c'è Casarano Nardò. Mister Taurino? Abbia l'esperienza giusta per sapere come porsi davanti a un gruppo che insomma in questo momento indubbiamente ha delle difficoltà, però fa parte del mestiere, deve trovare le parole giuste, deve toccare le corde giuste di un gruppo di ragazzi che sicuramente avranno dentro di loro individualmente, al di là dei problemi, avranno la voglia e la motivazione di volersi salvare, perché poi il calciatore, al di là di tutte le problematiche societarie che ci possono essere, quando una volta che scende in campo vuole vincere, vuole fare il risultato. È fondamentale ricreare una certa serenità durante la settimana e arrivare carichi e motivati, come ha detto Francesco, creando uno spirito con un unico obiettivo per poter raggiungere un risultato che in questo momento sia un po' complicato, ma che è sicuramente alla portata della squadra. Grazie a mister Taurino, ciao mister, grazie mille per la Grazie a pazienza voi. intanto perché ti abbiamo rubato un'ora e mezzo quasi, quindi No. grazie, è stato veramente un piacere parlare di calcio con Un te. piacere mio. Buona serata a Grazie, tutti, buon lavoro. grazie Roberto Taurino, ex allenatore di Nardò, Bitonto e Viterbese. Andrea, abbiamo un altro contributo con il consulente di mercato del Brindisi, Renato Voglino, che spiega i motivi dell'esonero di De Luca e la scelta di Michele Cazzarò. Siamo con Renato Voglino, dirigente del Brindisi. Il cambio di allenatore è una scelta sempre molto dolorosa. Si riparte da Michele Cazzarò perché? Si riparte da Michele perché innanzitutto va ringraziato, e lo faccio a nome di tutta la società, il lavoro svolto da mister De Luca e dal suo staff, il professor Giovanni Musa, per la disponibilità e la professionalità che hanno dimostrato fino all'ultimo secondo che hanno vestito la maglia del Brindisi. Era doveroso da parte nostra dare una scossa allo spogliatoio. Michele è sicuramente un uomo di carattere, un uomo di carisma, conosce bene il campionato, conosce bene questo girone. Era, ripeto, più che altro doveroso dare una scossa all'ambiente, ai ragazzi e a tutto l'entourage della squadra. Situazione di classifica adesso delicatissima. Facevo una riflessione, la cosa forse più preoccupante è che il Brindisi abbia perso due scontri diretti pesantissimi con Portici e Francavilla Insigne. Allora, quello che dici è paradossale andare ad Andria e fare il risultato, andare a Molfetta e fare il risultato, questo ci deve far ben sperare. Questa è una rosa che se lavora con i criteri giusti, se riesce a tirare fuori tutta la motivazione necessaria, è una rosa che se la può giocare con tutti. È una mia convinzione, qualcuno mi può forse anche dare del pazzo. Ma ripeto, è una rosa che se con le giuste motivazioni può dar fil da torcere a tutti, l'ha dimostrato nel campo. Allora Andrea, in un minuto, che sensazione hai colto oggi? Ma che Cazzarò sicuramente oggi ha fatto innanzitutto un'intervista da allenatore che sta per entrare, è entrato da poco in un nuovo spogliatoio da classico 0-0, non poteva sbottonarsi più di tanto, al di là del fatto che noi lo sappiamo per certo che ha seguito il Brindisi perché in qualche occasione l'abbiamo visto anche presente al Fanuzzi. Quindi questo è un vantaggio. Sono convinto che comunque tra i nomi trapelati, Cazzarò sia quello
più affine, più giusto per provare a salvare il Brindisi, perché conosce la squadra, perché l'ha vista, ovviamente adesso la conoscerà meglio, conosce il campionato, conosce ovviamente tante piazze che il Brindisi dovrà affrontare, ma soprattutto ha la possibilità di intervenire fin da subito perché necessitava di una scossa la squadra. Ovviamente De Luca purtroppo per lui ha pagato per un risultato, se non altro l'ultimo, quello nello spareggio, definiamolo così, con Francavilla Insigni. Ed era l'unica opzione per dare una scossa perché non ce n'erano altre, e quindi ha pagato lui e sarà Cazzarò, ovviamente, l'allenatore in grado di provare, insomma, quantomeno a salvare quest'annata, questa stagione che fino adesso purtroppo è stata abbastanza problematica. Va bene, allora io ringrazio anche Andrea Contaldi, vi ricordo che domani si disputeranno tre recuperi molto importanti per quanto riguarda sia la zona promozione che la zona salvezza, un campionato nel quale può succedere davvero ancora di tutto, chiaramente in chiave Brindisi, probabilmente c'è da dire che il club biancazzurro è quello che è la situazione più delicata per una serie di questioni. In bocca al lupo chiaramente anche a Michele Cazzarò. Allora mi dicono che non riusciamo a fare il collegamento con Casarano. Vi ricordo che venerdì torneremo con la nostra collaborazione con gianlucadimarzio.com su Studio 100 TV. Trasmetteremo Radio GDM speciale Serie C con una serie di ospiti molto importanti dei vari gironi di Serie C per presentare la penultima giornata del campionato. Ciao Andrea, grazie. Grazie anche a Dario Spagnolo che ha curato la parte tecnica di questa prima parte della trasmissione. 100 Sport Magazine prosegue con un'altra grande realtà pugliese, la Prisma Volley. Allora la linea può andare allo studio 2 di Taranto, a Francesco Friuli. Ancora insieme con la seconda parte dei 100 Sport Magazine, ripartiamo dalla Prisma Volley Taranto, dalla sorpresa anche che c'è stata per un playoff di A2 che ha riservato l'uscita domenica scorsa di Bergamo, l'uscita perdendo contro Brescia, Brescia che raggiunge Siena in semifinale, dall'altra parte la Prisma già sicura della semifinale playoff da mercoledì scorso, invece doveva conoscere la sua avversaria Cuneo che ha battuto Reggio Emilia. Andiamo ad approfondire subito il tema di quella che è la semifinale che parte domani, vi daremo poi le date per quanto riguarda la serie al meglio delle 5 partite. Partiamo col direttore generale della Prisma Volley Taranto, Adilami. Direttore generale della Prisma Volley Taranto, Adilami, nuovamente ospite con noi. Buonasera, direttore, bentornato. Buonasera, buonasera a voi per l'invito. Mi fa piacere essere qui, assolutamente. Allora, direttore, domanda secca, Taranto-Cuneo. Ah, sarà un bel semifinale, speriamo insomma nella serie delle partite corte, in nostro favore, però secondo me avremo delle partite belle da poter giocare, da combattere, perché comunque Cuneo è una squadra ben costruita, ha un organico importante nei posti 4 e soprattutto anche nell'opposto, ha un libero talentuoso, quindi complessivamente, insomma, vuol dire, secondo me avremo qualità nelle gare che andremo ad affrontare contro loro, insomma. Si aspettava che andasse in questo modo in generale, diciamo come quadro. Io sinceramente qualche sorpresa l'ho notata, nel senso che Siena ce l'aspettavamo, Taranto ce l'aspettavamo, Cuneo anche, ma Brescia no. Ah, beh, calcolando che Bergamo, insomma, che ieri è uscita dal tabellone playoff, ha dominato, diciamo, quasi tutta la regular season, sicuramente è una sorpresa negativa per Bergamo e molto in positivo per Brescia, insomma. La squadra di Brescia, anche lì ci sono tre elementi, diciamo, molto interessanti e di grande qualità tecnica, ma se non altro di anche età. Voglio dire, perché Cisolla e Tiberti, insomma, sono abbastanza esperti, chiamiamoli così. Forse questo è stato il risultato più clamoroso, insomma. Per il resto, secondo me, alla fine i quarti sono
sono arrivate le squadre che sicuramente hanno meglio giocato e anche ottenuto risultati durante il regular season. L'uscita clamorosa di Bergamo forse era inaspettata da parte di tutti. Però questo porta un piccolo vantaggio eventuale alla Prisma. Naturalmente per quanto riguarda il fattore campo, ecco, questo lo diciamo, qualora dovesse arrivare fino in fondo la formazione rosso-blu. Ma mi piace fermarmi ovviamente a pensare che il vantaggio è solo momentaneo, è quello che ce l'abbiamo già conquistata noi. Quello che sarà il futuro, aspettiamo un po', e vediamo e speriamo che sia così, però insomma io direi di fermarci tutti quanti a goderci questa semifinale, a giocarsela al massimo e poi vedremo. Tanto vuoi dire, fin quando non si apriranno i palazzetti, insomma il fattore campo quest'anno è, diciamo così, è poco importante, se non quello di non fare la trasferta. Però non conta molto giocare in casa o giocare fuori, considerando che i palazzetti sono ancora vuoti. 6 set vinti, un solo set perso in due gare, 3 giorni in più rispetto alla formazione di Cuneo. Questo è il vantaggio di una squadra che oggettivamente ha dimostrato tutto il suo valore e che proprio nella serie di semifinale, eccetto le prime due partite, forse se si arriverà a gara 5, giocherà praticamente ogni settimana, eccetto, ripeto, le prime due partite. Questo permette anche di recuperare molte energie. Andiamo con ordine. Il vantaggio accumulato con questi 3 giorni, quanto è importante in questo momento della stagione? Per noi è determinante, perché comunque, vuol dire, ci ha dato modo di poter recuperare sia fisicamente ma sia anche nei lunghi viaggi, perché lo sottolineo, insomma, noi siamo abbastanza lontani da tutte le altre squadre, insomma le trasferte che faremo noi sono sicuramente trasferte abbastanza lunghe, quindi al di là dell'impegno fisico che c'è durante la partita, ma cercare di recuperare anche dalle trasferte sicuramente, insomma, aiuta ad acquisire una condizione fisica migliore. Metteci anche, comunque, vuol dire, abbiamo anche qualche atleta che sicuramente non è giovanissimo e quindi ci dà ancora di più, insomma, tranquillità nel recupero fisico principalmente. Abbiamo analizzato questo primo aspetto, ora analizziamo il secondo, cioè quello dei 6 set vinti e di un solo set perso. Questo significa che Taranto ha dato un'ottima dimostrazione di forza contro Cantù. I ragazzi sono stati bravissimi, soprattutto nella gara 2, perché gara 1 giocata in casa era un po', diciamo, l'approccio iniziale, l'entusiasmo nella frontale all'inizio dei playoff, e quindi l'abbiamo dominata quella partita. Ma come succede in qualsiasi tipo di sport del debutto, chiamiamolo così, quindi di conseguenza sono stati bravissimi a tenere, diciamo, la tranquillità, anche se nei primi 2 set, ma anche al terzo per un bel po' del parziale siamo stati sotto, a crederci, a unirsi, a uscire dalle difficoltà e a conquistare comunque il passaggio del turno. Quindi bravi assolutamente tutti gli attori, giocatori, staff tecnico, insomma, dire che sono stati uniti in quell'occasione lì, soprattutto, ripeto, in gara 2. C'è stato anche un ritorno dal punto di vista, no? Tornato Parodi, allungato la panchina probabilmente, e può essere un elemento, diciamo, da qui in avanti utile a poter far rifiatare magari qualche atleta in campo e non abbassare il livello, quindi tenere sempre alta l'asticella. Sì, no, io l'unico consiglio ovviamente che ci do a tutti, a chi vivrà direttamente come giocatori e staff, ma soprattutto anche chi ci segue da fuori, godiamoci questo tempo assolutamente in tutto, mettendoci l'anima per poter far bene, perché se lo meritano il gruppo, gli atleti, lo staff, la SC, non avendo ancora la possibilità di poterci dimostrare. Godiamocelo questo momento, questa semifinale, e poi dopo
speriamo di poterci vedere di nuovo a intervistarmi o a intervistare qualcuno dei nostri atleti. E sicuramente comunque andremo ad approfondire quella che è la serie della semifinale. Dicevamo, il programma si parte mercoledì, ossia il 21 di aprile, gara alle 19 alla Palamazzola, poi domenica gara 2 alle 18 a Cuneo, gara 3 invece il 2 maggio al Palamazzola, poi le eventuali 4 in Piemonte ed eventuale gara 5 invece a Taranto il 9 di maggio, mercoledì 5 sarebbe prevista in Piemonte la quarta gara, ma andremo a vedere. Intanto sentiamo come atleta di Cuneo lo schiacciatore Tiozzo, ringraziamo nuovamente, lo sentiremo anche nell'intervista, la società di Cuneo per averci permesso di effettuare questa intervista appunto. E Pisma Taranto Cuneo, la semifinale per poter assegnare il posto per la Superlega, ancora tutto da definire, ma chiaramente il quadro che si prospetta è sicuramente molto interessante. Ringraziamo la società del Cuneo Volley con Nicola Tiozzo per essere ospite a 100 Sport Magazine. Innanzitutto, buonasera Nicola. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, facciamo un po' il punto su questa semifinale, questa parte di playoff. Taranto contro Cuneo, due squadre che arrivano a questa partita alla fine meritando, e in che modo di poter essere giunte al penultimo atto stagionale? Ma secondo me siamo due squadre che durante il campionato siamo stati, secondo me ci sono stati dei momenti un po' altalenanti anche per colpa del Covid, secondo me due squadre con due ottimi organici e che comunque alla fine sono riuscite entrambe a dimostrare di meritare i piani alti della classifica e classificarsi bene per la griglia dei playoff. E secondo me saranno tutte partite abbastanza tirate, perché comunque Taranto ha avuto modo anche di riposare senza fare gara 3 e noi arriviamo comunque molto carichi per quanto riguarda anche l'agonismo che ci abbiamo messo da gara 3 contro Reggio Emilia. E niente, insomma, secondo me sono due formazioni molto complete e con giocatori comunque abbastanza esperti, e quindi secondo me sarà un ottimo incontro. Cuneo, hai detto, ci arriva con tanta carica agonistica in più grazie alla vittoria, come dicevi giustamente, in gara 3 contro Reggio Emilia. Però accade anche qualcosa in questi playoff, accade che si mette qualcosina in più. Ecco, quale può essere la chiave di lettura di questa serie al meglio delle 5? Perché è bene ricordare ai nostri telespettatori il cambio, da 3 si passa a 5 eventuali. Ma secondo me la chiave di lettura è comunque, saranno tutte quante le sfide nei playoff generalmente, anzi sempre, sono sfide comunque si arriva sempre sul punto a punto, quindi sicuramente... E a livello di entusiasmo sarà anche da vedere quale sarà il calo di entusiasmo di entrambe le squadre, quale se ci sarà qualche disattenzione, quindi tutti i set finiranno comunque, o almeno probabilmente, ecco, finiranno comunque sul punto a punto, quindi chi mantiene più la mente dentro il gioco e chi riesce comunque a metterci più concentrazione per più tempo possibile, secondo me si aggiudicherà queste tre partite, ecco. Sei un giocatore esperto. Se state giocando questo momento con tanti giocatori esperti, Cuneo e Taranto intendo, la domanda può essere anche banale, ma è l'ennesimo playoff dove nulla è scritto, vedi alla voce Bergamo? Ma tutti i playoff non sono scritti, vedi la voce Bergamo, nel senso che basta veramente pochissimo per ribaltare la situazione, ovvero anche una partita da ospite piuttosto che casalinga vinta può ribaltare la situazione. Sicuramente Taranto da questo punto di vista è meritatamente favorita perché parte con la prima partita in casa, però sicuramente noi ce la metteremo tutta, ecco, per provare a ribaltare la situazione. Ok, grazie a Nicola Tiozzo naturalmente per il suo intervento e naturalmente buona serie, si dice in questo caso, con un rammarico, Nicola, questo fammelo dire, la mancanza del pubblico, al di là del vederlo in chiave Taranto, in chiave Cuneo o in chiave Siena, in chiave Brescia, la mancanza del pubblico fa tanto male. È cambiato tanto, secondo me...
anche dal punto di vista del nostro approccio come giocatori è cambiato veramente tanto, si sono ribaltate tante situazioni nelle quali magari ci può essere più pressione, meno pressione, la partita in casa vale un po' di meno, tra virgolette, rispetto agli anni scorsi. C'è chi magari si esalta di più, chi si esalta di meno, insomma, secondo me, io dico sempre che secondo me è un altro sport con il pubblico. Però, insomma, ritengo anche che siamo molto fortunati in questo periodo molto brutto di crisi a poter comunque svolgere il nostro lavoro senza troppi problemi, comunque essere continuamente controllati con tamponi, eccetera, eccetera. Quindi secondo me è bruttissimo, giocare senza pubblico è bruttissimo, cambia tante cose, però allo stesso tempo siamo molto fortunati a fare quello che facciamo. E sono d'accordo con Nicola Tiozzo, che ringraziamo ancora per essere stato ospite con noi, e buone partite a questo punto. Grazie, grazie mille, grazie anche a voi. E dunque abbiamo ascoltato sia l'una che l'altra, possiamo dire, campana, ossia sia Taranto che Cuneo. Ricordo, per la Prisma Volley Taranto si comincia domani, mercoledì 21 di aprile, chiaramente poi la differita della gara andrà in onda giovedì e poi di conseguenza, quando si gioca la domenica, andrà in differita il martedì successivo. Passiamo invece adesso in conclusione e rapidamente anche al basket, al Cus Ionico che torna a vincere, riuscita a superare 81-69 Salerno, poi i risultati, ora Coach Olive. Per noi una vittoria importantissima su un campo difficile come questo e di una squadra ben attrezzata. Considero Salerno una delle squadre più forti di questo campionato. Per noi non era facile venire a vincere qua, perché sappiamo che il nostro calendario ci mette di fronte a tutti i scontri con squadre importanti, però conquistare i due punti qui a Salerno per noi è stato veramente fondamentale. Non era facile, la partita è stata dura per tre quarti, quando poi si è riusciti a prendere un vantaggio, secondo me, venuto fuori soprattutto grazie a un controllo che abbiamo avuto ai rimbalzi e ai secondi tiri che ci hanno permesso comunque di allungare fino al più 12. Da lì poi noi siamo una squadra che difficilmente si disunisce e riusciamo comunque a portare a casa i due punti. Veramente contento, veramente soddisfatto, la squadra ha reagito nel migliore dei modi, abbiamo distribuito bene i tiri, due punti davvero importanti. Sono soddisfatto e ci portiamo a casa una vittoria importantissima per il nostro proseguo del campionato. Due punti importanti, allora andiamo a leggere i risultati, ricordando che è stata anche rinviata una partita, quella tra Sant'Antimo e Ruvo, per questa quinta giornata. Già detto che il Cus si è imposto con il punteggio di 81-69 contro Salerno, c'è stata anche comunque la vittoria da parte dell'altra formazione in testa con il Cus Ionico Rieti, che è riuscita a vincere con il punteggio di 75-75 a 58 contro la Action Now Monopoli. Gli altri risultati: Cassino batte Viola Reggio Calabria 81-76, vittoria esterna di Nardò 84-59 sul campo della Lewis Roma, Pozzuoli batte Catanzaro 83-80, invece Formia batte Molfetta 76-76 a 68-68, vittoria esterna di Bisceglie sul campo di Avellino per 69-69 a 64, per una classifica che vede in testa Taranto in vantaggio nello scontro diretto con Rieti, entrambe comunque appaiate a 34 punti, 30 punti per Nardò, 22 Ruvo, 20 per Bisceglie, Cassino e Salerno, 18 Roma e Sant'Antimo, a 16 Formia e Molfetta, 12 Pozzuoli, 10 Reggio Calabria, 8 Catanzaro e Avellino, 6 punti per Monopoli. Nel prossimo turno, sia la sesta giornata che si articolerà in due giorni, il 22 giocherà proprio il Cus Ionico Taranto contro la Lewis Roma, il 21 invece Molfetta contro Cassino, Viola contro Pozzuoli, Bisceglie contro Rieti, Ruvo Avellino, Nardò Sant'Antimo, Monopoli contro Formia, Catanzaro Salerno
e Cusio Nico Taranto, come detto, contro Roma, però il 22, le altre il 21. Grazie a Vincenzo Musci, che ha curato la parte tecnica da Taranto di questa puntata di 100 Sport Magazine. Vi ricordo l'appuntamento per quanto riguarda proprio la nostra trasmissione tra 7 giorni, martedì prossimo, ma vi ricordo l'altro appuntamento, quello con la Prisma Volley Taranto, con la differita di giovedì di gara 1 di semifinale per la promozione in Superlega tra Taranto e Cuneo. Grazie, arrivederci.